Bentornati al Battle of Malta 2024 Spring Edition. Sono qui in compagnia di Danilo per un fantastico progetto chiamato KingPoker.club. Non è un punto com, ma è un punto club. E adesso Danilo ci spiegherà qualcosa di particolare, perché da quello che ho capito è un nuovo progetto che fa avvicinare la gente e la fa viaggiare, giusto? Sì, diciamo che comunque questo progetto è proprio per portare gente nel mondo del poker, fargli vivere questi eventi live che ci sono, diciamo, in giro, e noi lo facciamo appunto per fargli conoscere questo gioco che ormai è diventato una realtà anche ai più, diciamo, a chi non ha mai giocato a questo gioco a livelli internazionali. Cerchiamo appunto di fare questo. Perché anche il neofita della situazione si iscrive appunto al sito, ha la possibilità di giocare quindi dei satelliti per questi eventi internazionali o nazionali che siano nei vari casinò. Quindi c'è la possibilità di vincere dei pacchetti per partecipare a dei tornei di questo genere. Quindi anche il sogno per qualcuno di partecipare a un evento con un buy-in un po' più alto può realizzarsi facendo un satellite, vincendo il pacchetto e venendo con noi appunto in giro per l'Europa, giusto? Assolutamente, assolutamente. È proprio questo quello che stiamo cercando di fare. Speriamo di diventare una realtà, visto che siamo, diciamo, una startup. Che dire, magari qualcuno lo vincerà venendo qui tramite noi. Sarebbe un bel sogno, sarebbe una bella pubblicità. Per questo evento, per questo Battle of Malta Spring Edition, quanti satelliti avete fatto? Abbiamo fatto circa 10 satelliti, abbiamo portato qui questi ragazzi a giocare, anche io perché nasco giocatore, quindi diciamo parte tutto da me, va. Beh, ma secondo me queste idee geniali, questi siti, queste cose, nascono dal vero giocatore, perché il giocatore sa l'esigenza del giocatore e quindi cerca di svilupparla. Poi ovviamente c'è chi ha più sprint, più grinta e riesce a realizzare qualcosa del genere, e chi invece magari dice ok, aspettiamo che lo facciano gli altri. In questo caso ci ha pensato Danilo con probabilmente degli amici, perché io non so in retroscena, non so niente che cosa ha combinato, però effettivamente un po' di teste insieme si creano delle realtà bellissime. Quindi circa 10 pacchetti dei vostri players. Vi vedremo anche fare i pacchetti per l'evento di Sofia di giugno? Sicuramente saremo presenti anche a Sofia e speriamo di essere presenti in tutti gli eventi live che si faranno in giro per il mondo, diciamo. Quindi aspettatevi ovviamente i pacchetti per Sofia e poi anche per la prossima edizione del Battle of Malta, che ci sarà a ottobre. Danilo, io ti saluto, vi ringrazio tutti quanti ragazzi e ci vediamo prestissimo. Attenzione, perché arriva direttamente Telly, guardate, in versione waiter, no? Per darci delle fragoline per questo Battle of Malta Spring Edition. A prestissimo!